Pioggia, vento e a tratti anche nebbia sembravano vanificare l'impegno della Ferrari, scesa in forze al circuito del Castellet con le monoposto 312 T2 e T3 per concludere la preparazione in vista della stagione di Formula 1 che comincia tra un mese. Poi il vento ha cambiato direzione e le nubi si sono diradate, lasciando il posto a un pallido sole che ha consentito di concludere positivamente le prove con tanto di record spiccato dalla nuova T3. Un risultato di buon auspicio per il campionato che sta per cominciare e del quale parla il pilota numero uno di Ferrari, Carlos Reutemann. Beh, l'inizio del campionato per noi è una cosa che diventerà un poco a sorpresa, diciamo, dal punto di vista che abbiamo cambiato le scarpe, diciamo le gomme, e dobbiamo provare nel circuito Argentina-Brasile e vedere come andiamo, no? Per noi è una cosa nuova. Da quando avete cambiato appunto le gomme e quali modifiche avete fatto alla macchina, almeno che tu possa conoscere, e soprattutto che cosa è cambiato nel tuo modo di guidare la T2? La T2 si è cambiato un poco la barra, un poco di camber, solo questo. Il comportamento della macchina? Ma diciamo, se parliamo di Fiorano e Roma, le prove sono state buone. E se domani si dovrebbe fare un gran premio a Fiorano o Roma, le cose andavano molto bene, però bisogna provare gli altri circuiti. Parliamo di avversari, sono sempre quelli indicati a fine della stagione scorsa, Ante Andretti in testa? Io direi sì, che l'uomo, diciamo, come ha finito la temporada del 77, direi che l'uomo sì più forte sarebbe Hunt con la McLaren. Questo sarebbe in teoria come ha finito l'anno 77 l'equipo a battere. Per quel che riguarda la T3, secondo te quanto tempo ci vuole ancora per metterla in condizioni di poter esordire in corsa? Diciamo che la macchina, essendo una macchina totalmente diversa, nuova, oggi sarà a un 85-90% delle sue possibilità, penso che sarà molto veloce il tempo. Dici totalmente diversa, ma anche nel modo di condurla? Diria un poco più, sì, un poco diversa, soprattutto nelle curvone veloci. A fianco di Reutemann, che ha ovviamente effettuato la maggior parte dei collaudi, ha girato anche, con la T2, il giovane Villeneuve, che pare ormai ben inserito nel complesso della squadra di Maranello, come lui stesso conferma. Ora va molto meglio. Ho fatto molti chilometri dopo le gare d'esordio del Canada e del Giappone, sia sul circuito di Fiorano che a Vallelunga e qui al Paul Ricard. Perciò ora mi sento più sicuro e tranquillo. Anche se il tempo atmosferico qui non è stato particolarmente favorevole, abbiamo effettuato prove interessanti ed utili, sia per i nuovi pneumatici, sia per la definitiva messa a punto delle vetture. È stata anche questa, per me, un'esperienza molto interessante. Villeneuve, penso che lui ha fatto molti chilometri adesso, in questo tempo tra Roma e Fiorano. E lui penso che in questo momento ha molto più in mano la macchina come l'ha avuto in Giappone. Lui è molto più allenato e lui ha un potenziale come hanno tutti gli uomini che cominciano in Formula 1, e il tempo di sviluppo è una cosa che la deve sapere solo lui.